Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video, io sono Dama Colleziona e benvenuti sul mio canale. Per ritrovati ragazzi oggi faremo un video unboxing di un cofanetto anime che a me piace davvero tanto, tant'è che sto comprando anche i tank con i volumi della mitica serie eh, supereroistica giapponese del mangaka Ko Orei Korikoshi, quindi stiamo parlando del magico mondo supereroistico dei nostri liceali super Mairo Academia. Io adoro il manga, mi sta piacendo davvero tantissimo, ma seguo sì, anche l'anime, per cui ho voluto recuperare l'ultimo cofanetto, edito dalla Dinit, il terzo box della serie anime Mairo Academia, terza stagione che arriva in Italia dopo tante peripezie, perché mi sembra che in Giappone che fra... Pochissimo verrà trasmessa la quinta stagione, ha avuto dei vari problemi di doppiaggio per cui è praticamente è uscita in Giappone, mi sembra quasi un paio di anni fa, e da pochissimo è stata anche riproposta in chiaro su Italia 2 da partire dal 10 marzo, quindi da pochissimo è uscita anche in televisione questa terza stagione qui. Però, avendo la collezione dei Blu-ray in Limited Edition, ho voluto anche recuperare il box di questa terza stagione qui, ed eccolo qua. Mairo Academia Season 3 stagione 3 composta dagli episodi che vanno dal 39 al 63, quindi 25 episodi che compongono l'intera terza stagione di questo bellissimo anime basato sul manga di Orei Korikoshi. Onestamente adesso non mi ricordo esattamente a che punto siamo arrivati con l'anime, quindi non mi ricordo a che punto si è conclusa la seconda stagione, perché io leggendo il manga sono molto molto, molto avanti quindi. Tutti questi avvenimenti qui che vedrò nella terza stagione in realtà io già li conosco, però l'anime è molto più ehm, spettacolare, molto più fluido e quindi ehm, mi piace comunque guardarlo e mi piace gustarmelo in un video su, su disco fisico, anche se in realtà questa edizione qui non ha eh, granché di contenuti speciali perché a parte i trailer originali, le sigle di testa e il booklet di 32 pagine in realtà non c'è granché di extra. Però avendo gli altri due box ho preferito continuare con l'uscita, con l'acquisto di questo magnifico box. Però sono rimasto davvero scontento di vedere un packaging completamente diverso rispetto alle precedenti uscite dei box di Mairo Academia, perché i precedenti box di Mairo Academia erano così cartonati ed erano fatti in digipack mentre qui si può già vedere che in realtà si tratta di una mega amarei con la slipcover cartonata quindi capite anche voi che si tratta di un netto cambio di packaging quello che fa girare le scatole è che pur avendo cambiato il packaging il, eh, che è nettamente inferiore nettamente più scarno rispetto a questo qui cartonato digipack il prezzo è rimasto praticamente invariato perché 50 euro questa e 50 euro questa quindi capite anche voi che il disappunto è motivato anche perché costicchiano, la DINIT fa dei box molto belli quando vuole, come questi qui in packaging, in edizione limitata e tutto, ma in questo caso qui non si può proporre a 50 euro un box così con una MRI semplice, cicciotta e con un cartonato almeno dovevano riproporre il packaging. Adesso vi faccio vedere le differenze. Questo qui è il box della seconda parte della seconda stagione, e già anche questa mi aveva fatto girare le scatole perché i precedenti due box. Erano numerati qui dietro c'era il numerino dell'edizione mentre questa seconda parte del box numero 2 non è assolutamente numerato, però almeno hanno proseguito con il packaging cartonato con il digipack, per cui c'è questo bellissimo digipack un bel cartonato e ci sono delle cose fighissime delle immagini molto molto belle. Guardate davvero spettacolare! davvero una figata pazzesca e questo qui invece è una misera amarelli adesso andiamo ad aprire il box così vi faccio vedere com'è composto all'interno che differenza già il cartone questo qui è leggerissimo rispetto a rispetto a questo qui molto più rigido ma molto più rigido questo qui e poi troviamo la Amarei Cicciotta, che a differenza di questo packaging qui è nettamente inferiore. Perché mi aspettavo che proseguissero con il packaging medesimo per non strozzare, per non rovinare la collezione. In realtà con questa uscita qui hanno rovinato la collezione. Infatti quando uscirà la quarta stagione starò molto attento e se sarà in Amarei Cicciotta così mi sa che non lo comprerò. Comunque, andiamo a vedere questa uscita qui perché sono anch'io curioso di vedere l'anime. Eh, anche questa cosa qui mi è caduta praticamente addosso il libretto, e all'interno non c'è neanche una postazione per tenerlo fisso. Mm. Comunque, questa qui è la Marei, Qui troviamo la copertina principale che è leggermente diversa da questa fichissima qui che possiamo trovare nel cartoneato, nella cover. Infatti troviamo tantissimi protagonisti, Todoroki, Bakugo, Midoriya, e poi troviamo gli altri coprotagonisti della serie e gli altri studenti della U.A., a parte il nostro All Might, nelle parti civili, in abiti civili. Qui invece troviamo uno bellissimo artwork in cui troviamo il nostro Midoriya, che sfrutta il potere del One for All. E poi troviamo Tenya, Todoroki e Bakugo. Ed ecco qui. Qui all'interno, invece, si tratta di una marea, come vi ho detto prima, con all'interno ben quattro blu-ray che contengono i 25 episodi della serie. In più c'è svolazzante questo booklet di 32 pagine. E qui, come vi ho detto prima, non hanno messo neanche una. e non hanno messo niente per tenere fermo il booklet. E quindi come edizione un video mi ha deluso profondamente, non hanno mantenuto un packaging uniforme e lineare, quindi hanno davvero rovinato la collezione degli milioni di appassionati che attendevano con ansia l'uscita di questa benedetta terza stagione. Adesso andiamo a vedere il booklet, qui troviamo il classico slogan della serie ovvero Plus Oltra, Spingiti oltre il limite e qui troviamo il medesimo artwork della slip cover e all'interno di questo booklet come da tradizione troviamo dei disegni preparatori e si concentra sui personaggi sui vari personaggi su all might all for one poi qui troviamo toga un'altra villain twice Mr. compress e tanti altri quindi si concentra sulle bozze di preparazione dei personaggi principali antagonisti e non Ed ecco, questa è l'ultima pagina di questo booklet qui composto, va bene, 32 pagine. Molto bello, molto interessante come booklet. E niente ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo video unboxing relativo al box della terza stagione edito da d per quanto riguarda la versione anime di My Hero Academia basata sul manga omonimo di... Orikoshi, un manga supereroistico perché i protagonisti sono dei liceali che frequentano una scuola per supereroi, la UA, e quindi noi seguiamo le gesta di questi supereroi in erba che stanno frequentando il corso e la scuola. Che li sta addestrando per diventare gli eroi del domani. Quindi assistiamo alle loro disavventure, alle loro avventure, in quanto spesso si imbattono in villain davvero pericolosi e interessanti. Questa terza stagione, come vi ho detto prima, è disponibile anche in chiaro su Italia 2. Per cui io vi consiglio di guardarla direttamente, di registrarla o di vederla in streaming sui vari portali di Mediaset, ovviamente tutto legalmente perché secondo me questo box qui, questa uscita qui dalla DINIT non vale assolutamente 50 euro. Io l'ho comprata col 30% IBS e quindi ehm, l'ho pagata intorno ai 30 e quindi l'ho pagata 35 euro, ma anche a questa cifra qui onestamente non vale la spesa. Di solito questa versione qui diciamo economica eh, costa di meno e ehm, generalmente viene pubblicata dopo quando la prima tiratura è eh, esaurita probabilmente i precedenti box in blu-ray cartonati non hanno avuto questo successo qui e perciò sono andati a risparmio però eh, dovevano assolutamente calare il prezzo di partenza perché 50 euro per una semplice Amarei con zero praticamente extra secondo me è una follia per il mondo attuale un video quindi boh, speriamo che la Dini cambi packaging per il quarto capitolo anche se questo errore qui, questa, diciamo, questo inatteso cambio di packaging rovinerà per forza le collezioni. Per cui, boh, grandissima delusione. Fatemi sapere nei commenti se voi state seguendo l'anime di My Hero Academia o se comunque state leggendo il manga e se vi piace. Scrivetemi tutto qui sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento fra qualche giorno con un nuovissimo eccitante video. A presto!